Buongiorno a tutti, facciamoci un giro con lo Spitfire. È solo un breve volo di prova e ho deciso di riguardare il replay salvandolo, così magari a qualcuno comunque interessa. Non sto a spiegarvi la procedura d'avviamento dello Spitfire. Ecco che diamo il cicchetto. Il selettore del carburante è aperto, l'elica giri massimi, qui tutta avanti, contatti, controlliamo la pressione dell'olio, ecco che ho esteso i flap. Ora li vado a retrarre. Sicuramente ora sto impostando i trim per il decollo. Luci di navigazione accese. Via i freni. Controllo la manica vento per vedere di avere il vento frontale. Trim impostati per il decollo. Pompa e tubo di pitot on. Controllo a sinistra che non stia atterrando nessuno, a destra. Dei giri in motore. Chiusura a tettuccio. Aereo armato, ora andrò ad attivare il collimatore e a spegnere le luci di navigazione che sono spente. Saliamo verso i 5000 piedi, portandoci sulla costa. Un'occhiata ai parametri motore, pressione dell'olio, adesso in questo momento ho provato i cannoni per vedere che funzionino, pressione dell'olio, temperatura del radiatore, pressione di alimentazione,
giri. Aereo trimmato, 4500 piedi, velocità, luci esterne spente, flap retratti, carrello su. Ancora accorto di avere un nemico in coda. Thank you.
eccoci al termine di questo nuovo breve ingaggio per addestramento che andremo a concludere con un basso passaggio alla massima velocità sulla pista reciproca di quella di atterraggio. Abbiamo quindi concluso questo breve volo d'addestramento con un ingaggio con un BF-109K sui cieli della Normandia nel 1944. Spero vi sia piaciuto, mettete un like in quel caso e ci vediamo presto. Ciao ciao!